Mastro pagelle, quanto sono belle, mentre invece quelle del Carlino e ci fanno a tutti quanti un ciao ragazzi, Mastro pagelle di Cagliari Inter, stasera vi ricordo cartellino giallo, canale 518 di Sky in tutta Italia, in Emilia-Romagna canale 14. Se non abitate in Emilia-Romagna o non avete Sky, diretta Facebook sulla pagina di cartellino giallo. Batman Andanovic, sei più, devo dire la verità, sullo 0-0, la parata che ha fatto su quello là, Lico Giannis, che io fino all'altro giorno, fino a ieri sera, non sapevo neanche che giocava a pallone, Lico Giannis, sullo 0-0 fa una bella parata a mano aperta che non è un miracolo, ma non è neanche difficili, cioè facilissima, non è. Quindi già lì si merita il 6 più, si merita. Sul gol non può nulla, pallone che anche grazie a una deviazione va a finire proprio lì dove non si può prendere. Per il resto, il Cagliari, diciamoci la verità, tolto quel tiro lì e quel tiro di lì, n'ha fatto un cazzo. Un n'ha fatto un cazzo. Quindi ha parato quello che doveva parare e l'ha parato bene. 6 più, Iceman Skriniar. Partita condita un po' da di tutto di più. Pali, gol annullati. Cioè, anche quel gol lì è andato in scivolata. Poi non voglio contestare la decisione dell'arbitro perché ci sta a annullarlo. Tocco di braccio assolutamente involontario, però se la palla va dentro con un tocco di gomito, di braccio, niente da dire, la sfortunata deviazione, diciamo che c'è un po' di tutto in questa serata di Skriniar che fa bene il suo dovere, annienta come tutta la difesa dell'Inter gli attaccanti del Cagliari che ieri veramente Pavoletti, João Pedro non hanno fatto niente, non hanno fatto. Per il resto comunque si è visto fra pali, gol annullati, deviazioni. È stato comunque protagonista, però veramente una bella prova di Iceman Skriniar, voto 6,5. De Vrij, mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo perché veramente, secondo me, ieri non ha sbagliato niente. Se il Cagliari in attacco non ha fatto niente, gran parte del merito ieri è di De Vrij, che quest'anno ha fatto una stagione un po' sottotono, però ieri ha fatto una partita che mi è piaciuta veramente tanto. Secondo me le ha azzeccate tutte, ha dato come sempre una mano a costruire da dietro. Secondo me è stato il più positivo della difesa. Voto 7, bastoncino Findus 6,5 come Skriniar. Dalla sua parte, braccetto di centro-sinistra, si trova a meraviglia con quelli che passano dalla sua parte, ovvero Perisic e Çalhanoğlu, che è il centrocampista più spostato da quella parte, si intende a meraviglia con loro. Molto bravo in fase propositiva, in fase difensiva, come detto prima, vale il discorso un po' che è stato fatto anche per De Vrij e per Skriniar. L'attacco del Cagliari ieri molto molto sterile, non a caso un gol è venuto da Stolico Giannis, la parata di Andanovic, sempre sul tiro di Lico Giannis, ma dagli attaccanti che ti aspetti qualcosa, no? Il João Pedro, il Pavoletti, veramente giornata storta, secondo me, anche per merito della nostra difesa. Quindi bastoncino Findus 6,5. D'Artagnan, Darmian. Posto la formazione sulla pagina Facebook. E perché non gioca Dumfries? Inzaghi non capisci niente. Dovevi mettere Dumfries e metti Dumfries? Che palle! Ma lasciatelo stare! Ma scusate, ma perché quando gioca Darmian fa schifo? Allora, ogni volta che contestano prima le decisioni di Inzaghi sulla mia pagina Facebook, veramente poi succede il contrario. Succede. Ma quello che voglio dire io è, se gioca Dumfries, nessuno dice niente, perché Dumfries, a parte i primi 2 mesi di campionato, poi ha sempre giocato bene. Ma quando non gioca Dumfries, gioca Darmian, non gioca il primo stronzo che passa per la strada. Cioè, non capisco perché quando
parte Darmian Titolaga, c'è sempre una fetta di tifosi. E perché non è giocato Dumfries? Inzaghi non capisci niente. Come se poi la scelta di Darmian fosse, che ne so, una scelta difensiva. È vero che Darmian è meno offensivo rispetto a Dumfries, ma Darmian quante volte se n'è uscito con un assist, con un gol, con un rigore procurato? Cioè non è un difensore catenacciaro, non è un esterno che sta piantato dietro, è un esterno che si propone. E ieri si è proposto con questo gol spettacolare alla Cristiano Ronaldo a Marassi, svettando sulla testa Chiega, Cepitelli, non mi ricordo, quello del Cagliari, che poveretto si è visto l'elicottero con Darmian. D'Artagnan è decollato, ha fatto un gol veramente in terzo tempo di testa, l'ha messa sull'altro palo, spettacolare. Ma e poi l'assist che ha fatto di esterno per mettere davanti alla porta Lautaro, cioè veramente ieri 7,5 Darmian, 7,5, prova di carattere, prova sontuosa. Il mio pupillo, ragazzi, lasciatelo stare, perché quando gioca titolare fa il suo, quando entra dalla panchina fa il suo. Non rompete i maroni a Inzaghi, che lo sa Inzaghi come deve fare giocare D'Artagnan e Dumfries, lo sa Simone cosa deve fare con loro due. 7,5 a D'Artagnan. Spiripizza Barella fa un super lancio per Lautaro che mi è piaciuto tantissimo. Tolto quello, secondo me ieri dei tre di centrocampo quello un po' più in ombra. È chiaro che la partita per Barella ieri, posso capire che emotivamente era una partita difficile. Il bevitore di gin tonic Nainggolan: io fossi in Barella domani non giocherei. Ma Barella è un professionista, Nainggolan. Barella gioca, come ha giocato Pinamonti, che è un giocatore dell'Inter, di proprietà dell'Inter, ha giocato contro l'Inter e ha segnato contro l'Inter. Si chiamano professionisti. Questa è una categoria, Nainggolan, alla quale tu non appartieni. Questi sono i professionisti. Ci sono quelli che giocano per cazzeggio, tipo te. Tu sei uno che gioca per cazzeggio, quindi tu puoi dire agli altri: io quella partita la giocherei, quella non la giocherei. Puoi dirla ai tuoi amici del giovedì del calcetto, no? Tu ti puoi rapportare con loro, non ti puoi rapportare con i professionisti. Quindi Barella ieri ha giocato in barba a Nainggolan, che gli aveva consigliato di non giocare, vabbè, lasciamo perdere, però non ha fatto una delle sue partite più spettacolari, gli do 6 più. Marcellino Panevino 6,5. L'Inter, ragazzi, ieri ha comandato la partita quasi sempre, in sofferenza non c'è stata praticamente mai. Cioè non voglio dire che il Cagliari non abbia fatto un tiro in porta, ha fatto 2-3 azioni pericolose, ma l'Inter, che ha segnato 3 gol, veramente ne poteva segnare 6-7, fra le parate di Cragno, fra i pali, un cavolo e un altro, è una partita che poteva tranquillamente finire 7-2. E se la partita è andata in questa direzione è perché Roberto Bolle, Riccardo Muti, il maestro dell'orchestra, ieri ha fatto, senza dover strafare, quello che sa fare: comandare il gioco, creare musica. Ma l'ha fatto senza dover strafare, perché non c'era bisogno di strafare. 6,5. Çalhanoğlu 7. Il lancio per il gol, per il terzo gol, mi pare, cos'è che è il terzo gol? Il lancio di Çalhanoğlu. Il lancio di Çalhanoğlu. Per il resto, comunque, secondo me, grande partita di Çala, mi è piaciuto tantissimo. 7 secondo me se lo merita tutto. Ieri è quello che è stato secondo me un po' più spumeggiante, quello con un po' più di verve del centrocampo. Sicuramente mi metto nei panni di Çalhanoğlu, vedere i suoi ex compagni del Milan vincere lo scudetto, abbiamo il tiraculo noi, figuriamoci lui. Lui secondo me è uno di quelli che ha il tiraculo vero, verissimo, insomma, per la possibilità che il Milan possa vincere lo scudetto. E ieri l'ho visto più cazzuto e più spumeggiante degli altri. Bravo Çala, comunque siamo contenti della tua stagione ampiamente positiva, abbiamo vinto 2 trofei anche grazie a te, ti vogliamo bene, sei dalla parte giusta di Milano. Ivan Perisic 7,5, va giù con una facilità disarmante, disarmante.
sembra quello di 16 anni che lo mette a giocare con quelli di 12-13. Cioè, li salta tutti, va sul fondo con una facilità disarmante. Ha messo in mezzo di sinistro questa palla al bacio per Darmian, che non era comunque... Il cross era al bacio, poi dopo Darmian ci ha messo del suo a fare gol, però era un bellissimo cross. Calcia con una facilità disarmante di destro, di sinistro. Vedete i cross che fa di sinistro? Avete visto il gol che ha fatto su rigore contro la Juve in Coppa Italia di destro? Questo tira di sinistro, di destra, veramente con una facilità disarmante. Voto 7,5, leader della squadra. Dzeko, 5. Su Dzeko mi sono espresso tante volte. Secondo me quest'anno ha fatto quello che doveva fare. È arrivato in fondo con la benzina completamente finita. Ieri ha fatto una partita abbastanza anonima, come capita da un po' di partite a questa parte. Il fatto che io sia un po' tenero con lui e magari sia stato in passato un po' più duro con altri è perché io da uno della sua età non è che posso pretendere la luna. Quindi io lo so bene che lui ha dato il massimo e capisco anche il fatto che adesso sia arrivato in fondo offuscato. Ragazzi, il prossimo anno Dzeko non deve essere il titolare dell'Inter che tira la carretta da settembre fino a maggio. Poi Dzeko deve restare all'Inter? Secondo me sì, io me lo terrei. Io Dzeko me lo tengo stretto, ma me lo tengo stretto come panchinaro, come attaccante di riserva. Il prossimo anno, vicino a Lautaro, vorrei un attaccante grande, grosso, possente e un po' più giovane. Cioè, poi il prossimo anno potrà giocare anche Dzeko le sue partite titolare. Non dico mica che non deve giocare più. Però sto poveretto è da settembre che tira la carretta, sinceramente se è arrivato a maggio spompato io non me la sento di dirgli più di tanto. Comunque ieri 5, Lautaro 8, due gol, uno più bello dell'altro, un palo e una partita da leader. Lui ragazzi è così, quando smette di segnare non lo fa per due partite, lo fa per 5, 6, 7, ma quando ricomincia, ricomincia e non lo ferma più nessuno. Lautaro è questo. Grande partita ieri, tanto di questa vittoria è merito suo e quando è così, cosa gli vuoi dire a Lautaro? Ti togli il cappello, gli dici bravo e speriamo che rimanga con noi. D'Ambrosio, voto 6, entra per fare il suo, per fare quello che sa fare D'Ambrosio, ovvero giocate normali, senza strafare, senza forzare e senza scappellare. Questo è D'Ambrosio. Quando metti su D'Ambrosio, da D'Ambrosio non pretendi la luna, pretendi che non strafaccia e che non scappelli. E lui, no, 9 volte su 10, lo fa. Sanchez senza voto, Correa 5,5. Mi sono rotto il cazzo. Basta, mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo del si è mosso bene. Basta, se si è mosso bene, mi sono rotto i coglioni. Non ne posso più del si è mosso bene. Tu, cioè io sono il primo che ha creduto in te. Ho comprato la tua maglia. Io non ne posso più di fare le pagelle e dire si è mosso bene, si è mosso bene, si è mosso bene. Che cazzo sei, un ballerino? I ballerini si muovono bene. Te sei una punta. Puoi farmi un gol? Non vuoi farmi un gol? Puoi farmi un assist? Non vuoi farmi un assist? Puoi guadagnarti un rigore? Non vuoi fare neanche quello? Io mi sono rotto i coglioni del si è mosso bene. Del si è mosso bene mi sono rotto i coglioni. Sinceramente siamo arrivati alla fine della stagione. Siamo arrivati alla fine della stagione. Se te sei questo, sono molto deluso. Sono molto deluso. Se sei questo qui, quest'estate, sono pronto a fare a meno di te. Sempre che ci sia qualcuno disposto a comprarti. Che dai, basta, due coglioni, si è mosso bene, si è mosso bene, dai, non posso più. Gagliardini, 6,5. Entra, assist. Entra, assist. Questo è il modo giusto di entrare. Questo è il modo giusto di entrare. Bravo Gagliardini, è entrato, non ha fatto cagate, ha fatto un assist, così mi piaci. Voto 6,5. 6,5. Dumfries 6,5, fa un assist per Perisic al bacio, anche lui purtroppo non è andato a finire come tutti speravamo, poi l'azione, un palo. Dumfries si sta dimostrando anche lui un giocatore importante a partita in corso.
Ed è uno di quelli che, se gioca il suo compagno Darmian titolare, non si smarona. Mi entra con la testa giusta anche dalla panchina. Quindi bravo Dumfries, mi sei piaciuto, 6,5, Inzaghi 7. Non era facile preparare questa partita, soprattutto mentalmente. Avevo detto a cartellino giallo, quando mi hanno chiesto il pronostico, bisogna vedere cosa farà il Milan prima. L'Inter è scesa in campo sapendo che il Milan aveva vinto, quindi moralmente ci poteva stare essere un po' giù di morale, perché insomma il Milan per l'ennesima volta aveva vinto e non aveva perso punti, quindi poteva essere un po' frustrante e avvilente la situazione in un campo caldo come quello di Cagliari, che si giocavano tutto. Invece l'Inter è entrata in campo bene, ha vinto, meritando di vincere, ha fatto 3 gol, potevano essere molti di più, quindi bravo Inzaghi che ha mentalizzato bene la squadra, voto 7. Mi raccomando, stasera ragazzi, 22:30, cartellino giallo, 518 di Sky, Teleromagna, diretta Facebook, iscrivetevi al canale YouTube, click, 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 seguitemi su Instagram, click, 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 like alla pagina Facebook, click, 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 e poi come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!